Professoressa Rosaria Alvaro, che è delegata dell'orientamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia e coordinatore profili professionali area sanitaria. Buongiorno, professoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Mi dicono in chat che devo essere rapida perché i tempi oggi devono essere rispettati perché le professioni sanitarie sono tante e lo vedrete. Le professioni sanitarie sono attivate presso la nostra facoltà, sono 19 e durante la giornata si alterneranno tutte le persone che sono le responsabili dei corsi per spiegarvi che cosa fanno, quale tipo di attività viene svolta nell'ambito di ciascuna professione sanitaria. Il mio compito oggi è quello inizialmente di darvi delle informazioni. Se andiamo avanti, vediamo rapidamente qual è il percorso di studio. Questo è il nostro policlinico, che, come ha detto il preside, è un fiore all'occhiello per il nostro Ateneo. Vediamo il percorso di studi. Si parte con una laurea triennale abilitante. Tutte le professioni sanitarie abilitano l'esercizio della professione al momento del conseguimento della laurea. Quindi, dal momento in cui si è laureati, si può immediatamente entrare nel mercato del lavoro. Diceva prima il preside, mai come quest'anno, gli infermieri appena laureati si sono trovati a lavorare sul campo ed essere assunti dalle aziende sanitarie e nell'ambito dei contesti territoriali e sanitarie. Si può continuare con un più due, quindi facendo una laurea magistrale per le rispettive classi delle professioni sanitarie, si può continuare con il dottorato di ricerca. Inoltre si possono conseguire dei master professionalizzanti, questo è un altro aspetto peculiare delle professioni sanitarie, perché i master sono anche qui professionalizzanti perché vanno a dare dei contenuti disciplinari in particolari ambiti e quindi si conseguono delle competenze avanzate rispetto al percorso formativo di base, oppure puoi fare dei master di secondo livello. Prego, andiamo avanti. Qui sarò molto rapida, semplicemente per farvi vedere qual è l'offerta formativa di Tor Vergata che, come vedete, per il corso di laurea in infermieristica prevede quest'anno 930 posti, così distribuiti per le diverse sedi. Ogni volta che voi vedrete sui nostri bandi la possibilità di frequentare in più sedi, significa che lo studente sceglie e si iscrive in una sede e lì frequenta normalmente tutto il percorso teorico-pratico. Vedete che dopo l'infermieristica, l'infermieristica pediatrica, sono 19 gli iscrivibili, l'ostetricia con 29 gli iscrivibili. Sulle diapositive che si seguiranno vedrete anche riportato gli orari in cui poi ogni presidente o direttore, che sono appunto le figure rappresentative del corso, parleranno e presenteranno la loro offerta e poi potete fare delle domande specifiche e nei 10 minuti successivi. Andiamo avanti. La seconda classe di laurea è la classe delle professioni sanitarie della riabilitazione, che sono i fisioterapisti, gli iscrivibili sono 31, logopedisti, articolata su, come vedete, su più sedi, di cui una fuori regione. Andiamo avanti, sempre nelle professioni della riabilitazione. Avanti. Nelle professioni della riabilitazione abbiamo la terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, Tor Vergata, tecniche della riabilitazione psichiatrica, educatore professionale. Questi sono tre corsi in cui l'unica sede è quella di Tor Vergata. Andiamo avanti, sempre della riabilitazione, verranno presentati corsi di podologia, di ortottista assistente oftalmologica. E sempre come unica sede abbiamo Tor Vergata. Andiamo avanti. Nella terza classe di laurea sono le professioni sanitarie tecniche,
e anche qui vedete che sono quasi tutte in un'unica sede, ad eccezione delle tecniche di neurofisiopatologia, che prevede anche qui una sede fuori regione a Isernia, nella struttura della Neuromed. E sono i tecnici di laboratorio, di radiologia e i tecnici di neurofisiopatologia. Andiamo avanti, che è sempre terza classe di laurea, anche queste si esplicano esclusivamente a Tor Vergata, e sono igienista dentale e dietisti. Come vedete, i posti sono molto più bassi rispetto ad altri corsi di laurea, perché il numero degli iscritti è definito annualmente con uno specifico decreto ed è formulato dai rispettivi ministeri in base alla possibilità di impiego di queste figure nell'ambito del mercato del lavoro. Andiamo avanti. Sempre delle professioni sanitarie tecniche, il tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecniche audiometriche e tecniche ortopediche, sempre e esclusivamente nella sede di Tor Vergata. Ultima, andiamo avanti, classe di laurea, la quarta, che sono i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, segue tutto nella struttura di Tor Vergata. Alcune indicazioni, se andiamo avanti, molto chiare da tener presente, che tutti i corsi di laurea abilitanti che io vi ho fatto scorrere nelle diapositive con il numero dei posti degli iscrivibili hanno l'obbligatorietà di frequenza. Non si possono fare gli esami se non si ha almeno il 75% delle ore di presenza. I tirocini sono obbligatori e tutte le professioni che vi ho elencato iniziano i tirocini già a partire dalla seconda metà di gennaio. Tutto ciò che vi ho detto sono all'incirca 1150 posti. Il bando è stato aperto l'altro ieri, mercoledì, e la fine, la conclusione della preiscrizione è prevista per il 26 agosto. L'8 settembre la prova di selezione. Uguale, andiamo avanti, per tutte le per tutti i profili professionali che io vi ho elencato, per tutti gli atenei pubblici italiani e per tutti gli atenei pubblici la modalità della prova è esattamente uguale. Quindi attenzione, perché voi dovete scegliere l'università dove andare, e mi auguro che scegliate Tor Vergata, perché è una facoltà giovane, perché dà moltissime possibilità, ma dovete scegliere, perché la data è unica. Non solo, dovete scegliere anche il profilo professionale che volete intraprendere. Su tutti questi cercate di approfondire, e poi man mano capirete cosa fanno di lavoro. Cercate di approfondire anche quei profili che non conoscete bene, perché danno veramente tante opportunità. Andiamo avanti. Come si svolge la prova di selezione? Sono 90 punti su 60 quesiti. Fate molta attenzione, perché c'è una penalizzazione per le risposte sbagliate. Per chi sbaglia una risposta viene tolto 0,4 di punteggio. Significa che qualche volta ci siamo trovati in punteggi negativi, candidati che hanno conseguito punteggi negativi perché hanno sbagliato più risposte rispetto a quelle che hanno dato in maniera corretta. I quesiti sono 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica. La prova comincerà a mezzogiorno, è in presenza. La presenza viene prevista nell'università che voi decidete di frequentare e non nell'università di provincia vicina. Non viene considerato il voto di maturità. Per essere ammessi bisogna avere un punteggio superiore allo zero e in caso di parità di punteggio generale vengono messi in graduatoria prima coloro che hanno conseguito un punteggio maggiore in ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità la persona più giovane è prima in graduatoria. Andiamo avanti. Alcune
così per farvi rendere conto, questo è lo stato in Italia del numero dei richiedenti l'accesso alle professioni sanitarie. Vedete che i fisioterapisti, per esempio, entra un richiedente ogni 12,3 persone che fanno domanda, il che significa che ci sono delle professioni sicuramente molto richieste, che significa che il numero dei posti a bando è sicuramente molto inferiore rispetto a qual è la richiesta che viene fatta per l'accesso. Questo è soltanto per darvi un po' un'idea di quello che succede a livello italiano, ed è un po' in linea anche con gli anni precedenti, quindi 19-20 un po' è sovrapponibile a quello che è successo negli ultimi 10 anni. Andiamo avanti e concludo dicendo, io ho voluto definire un po' le pillole di saggezza per scegliere. Intanto dovete conoscere la professione che vi accingete a svolgere. Questo è molto importante, perché chi sceglie di fare una di queste professioni lo dovrà fare per la vita, si abilita a quello, non può fare poi un'altra cosa. Quindi è bene conoscere la professione. Andatevi a leggere il profilo professionale di queste persone per capire in quali aree di azione si possono essere impiegati. Andatevi a vedere il piano di studi, vedrete nel corso della giornata che passiamo da indirizzi molto orientati alla pedagogia, alla sociologia, alle materie di carattere umanistico, ad altri corsi che invece sono particolarmente spinti verso discipline di informatica, di ingegneristica, di matematica, quindi di chimica. Quindi attenzione, perché anche la composizione del piano di studi ci può far valutare se effettivamente siamo portati a fare un determinato corso. Parlare con un professionista abilitato per capire che tipo di vita professionale svolge, qual è l'impegno e di vita anche personale, perché in queste professioni significa a volte dover lavorare di notte, di giorno, i festivi, e quindi non tutti noi vogliamo, come dire, affrontare dei sacrifici importanti per svolgere quella professione. E poi prepararsi bene alla prova di ammissione. Andiamo avanti. Bene, e così io ho concluso, diciamo, questa breve parte introduttiva. Come io sarò sempre collegata, perché mi occupo del coordinamento di tutte le professioni sanitarie, perché in caso di domande generali sugli accessi o altro, posso rispondere, così come farò adesso, e ovviamente vi porto un saluto, ma anche un in bocca al lupo a tutti quanti voi da parte del nostro rettore, del preside che avete visto prima, ma soprattutto da tutti i presidenti di corso di laurea. Grazie mille professoressa. Tra l'altro è arrivato un commento senza domande. Giulia su Facebook le fa un complimento e noi ci uniamo a Giulia e le dice che è gentilissima e bravissima in questa spiegazione, che alla fine è stata molto chiara, anche se appunto in poco tempo. Facciamo qualche domanda appunto al direttore didattico del corso in infermieristica pediatrica, la dottoressa Giuliana Del Pidio, alla professoressa Rosaria Alvaro, presidente del corso di laurea in infermieristica, e al direttore didattico del corso in ostetricia, la dottoressa Sarta Simona. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Comincerei dunque subito con una domanda che ci fanno spesso anche i futuri studenti. Alla dottoressa Del Pidio, dove si effettua il tirocinio del corso di laurea in infermieristica pediatrica? Non ho sentito la domanda. Dove si effettua il tirocinio del corso di laurea in infermieristica pediatrica? Se c'è una sede, se ci sono più sedi? Ok.
Allora, il corso di laurea in infermieristica pediatrica di Tor Vergata ha la sede presso l'ospedale pediatrico Mon Gesù, per cui tutto il tirocinio del primo, del secondo e del terzo anno viene effettuato presso il Bambino Gesù. Inoltre gli studenti fanno anche un'esperienza in una sala parto e al nido, dove possono vedere il bambino sano in altre strutture. Si è sentito? Grazie, grazie mille. Abbiamo sentito con un ritorno, se possiamo tutti spegnere i microfoni mentre parlano gli altri, così siamo sicuri di sentirci bene. Grazie, grazie mille dottoressa Del Pidio. In ogni caso appunto avete visto anche sia i riferimenti, i contatti e i siti per quanto riguarda infermieristica pediatrica. Legata a questo vorremmo fare una domanda anche appunto alla professoressa Alvaro. Qual è la differenza tra il corso di infermieristica e infermieristica pediatrica? Il corso di laurea in infermieristica abilita all'esercizio della professione dall'età neonatale all'età geriatrica, quindi un infermiere può assistere in tutte le età della vita la persona, mentre l'infermiere pediatrico è abilitato all'esercizio della professione nella presa in carico dall'età neonatale fino ai 18 anni di età. Questo però bisogna sottolineare la peculiarità della professione di infermieristica pediatrica, perché, come ha detto il direttore didattico, tutta la formazione teorico-pratica è centrata sul bambino, mentre l'infermiere studia una serie di discipline che lo rendono poi in grado di operare in tutti i setting assistenziali e in tutte le età della vita. Quindi, spesso, dopo aver conseguito una laurea in infermieristica, se si vuole lavorare nell'infermieristica pediatrica, bisogna poi fare dei master o conseguire anche la laurea in infermieristica pediatrica con un riconoscimento dei crediti, di un'abbreviazione di corso, per poi saper realmente relazionarsi in maniera adeguata alle condizioni del bambino e spesso della famiglia, e quindi essere adeguatamente formati e preparati. Grazie professoressa. Sempre un'altra domanda che è arrivata appunto per lei. Avendo un contratto di lavoro, è possibile avere una riduzione delle ore di frequenza? No, non è possibile, perché questi sono corsi, come ho detto nell'introduzione, professionalizzanti. Quindi è impossibile che qualcuno già faccia delle ore di tirocinio inquadrato in un ambito lavorativo, perché se lavora fa un lavoro diverso, per esempio potrebbe essere un operatore sociosanitario, potrebbe svolgere altre funzioni, certamente non quelle infermieristiche, e quindi tutti i tirocini, ma questo riguarda tutte le professioni sanitarie, non può essere sovrapposto al contratto di lavoro e alle ore fatte con una retribuzione lavorativa. Grazie mille. Adesso vorrei fare appunto una domanda invece alla dottoressa Simona Sarta. Quali sono le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro per le ostetriche? Sì, allora le opportunità di inserimento, quindi gli sbocchi occupazionali, sono tantissimi, nel senso si possono trovare delle possibilità sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, quindi questo ovviamente dà tanta ricchezza alla professione e tanta possibilità, quindi in ambito pubblico, quindi in strutture sanitarie pubbliche, in strutture sanitarie convenzionate, in strutture sanitarie private convenzionate, oppure rimane comunque sempre la possibilità per l'autonomia proprio che
all'ostetrica di svolgere anche dell'attività in regime di libero professionista. E questi sbocchi occupazionali abbiamo visto negli anni che hanno dato delle possibilità sia nell'ambito nazionale e quindi sia nell'ambito anche internazionale, quindi dopo appunto la laurea abilitante, ovviamente ha dato anche accesso a sbocchi anche negli altri stati, quindi a livello internazionale. È una professione ovviamente che grazie appunto alla possibilità, all'autonomia e all'assistenza che può dare alla coppia, al bambino, alla gestante, alla donna in tutte le sue fasi della vita, sicuramente dà la possibilità di scelta e di collocarsi in un ambito ben specifico. Grazie mille per essere state qui con noi. Ricordiamo appunto, ringraziamo la dottoressa Del Pidio e la dottoressa Sarta. Ricordiamo che la professoressa Alvaro rimarrà durante tutto il giorno delle presentazioni dei corsi qui con noi, anche nel backstage, per rispondere appunto anche alle vostre domande sul bando e non solo sull'infermieristica, ma su tutto appunto l'accesso ai corsi di laurea nelle professioni sanitarie. Rispondiamo a qualche domanda con la dottoressa Angela Gaeta, tutor didattico del corso in fisioterapia, e il dottor Zannino Giandaniele, direttore didattico del corso in logopedia. Buongiorno. 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 Buongiorno, grazie per essere qui con noi, per essere riusciti a collegarvi. Vi ricordiamo che appunto molti dei nostri ospiti di questa mattina sono proprio al lavoro e quindi hanno preso insomma 10 minuti proprio per darci e dare a voi anche la possibilità di fare qualche domanda. Una domanda, dottoressa Gaeta, che ci arriva spesso, sì. Per quanto riguarda il corso in fisioterapia, riguarda un po' le sedi, diciamo, del tirocinio, cioè si possono fare le lezioni e il tirocinio solo nella assistenza o si deve andare anche in altre sedi di tirocinio? Sì, allora, per quanto riguarda la sede didattica della Fondazione Santa Lucia, gli studenti possono svolgere sia le lezioni frontali che il tirocinio clinico, ma hanno la possibilità anche di svolgere il tirocinio in altre sedi, dietro loro richiesta, ovviamente. Quindi abbiamo sia la Fondazione Don Gnocchi che i Cavalieri di Malta e ovviamente la sede di Tor Vergata. L'unica eccezione per quanto riguarda le lezioni frontali è riferita agli studenti del primo anno che si trovano per statistica medica e sistema di elaborazione delle informazioni a frequentare sia le lezioni frontali che l'esame in sede Tor Vergata. Grazie mille. E una domanda simile appunto per quanto riguarda il corso in logopedia la rivolgiamo al dottor Zannino, e cioè dove si svolge e che cosa consiste anche esattamente l'attività di tirocinio in logopedia? Dunque, dove si svolge? Beh, dipende dalle diverse sedi appunto, ma diciamo che di solito, essendo il tirocinio negli ambiti sia di età evolutiva che età adulta, spesso si svolge in più sedi anche all'esterno dell'ente ospitante il corso. Nel caso di Santa Lucia, per esempio, il tirocinio in età adulta si svolge tutto all'interno dell'ospedale Santa Lucia, mentre il tirocinio in età evolutiva si svolge in parte all'interno dell'ospedale, in parte nelle strutture convenzionate che sono ASL fondamentalmente. In cosa consiste? Beh, insomma, parte delle competenze del logopedista sono competenze prettamente cliniche, che quindi magari non si prestano a essere trasmesse solo attraverso lezioni frontali, quindi il tirocinio è una componente molto importante. Consiste in realtà in una osservazione del lavoro dei logopedisti più esperti, che poi però nel corso dei 3 anni di studi ha sempre più una componente, diciamo, attiva, no? Nel senso che da prima lo studente osserva soltanto, e poi man mano, quando il suo tutor lo ritiene, come dire, sufficientemente formato, comincia a praticare direttamente sotto la supervisione del tutor la terapia, no? E diciamo che un'altra componente sicuramente importante del tirocinio è quella di offrire la possibilità di così toccare con mano i vari ambiti di intervento e orientarsi poi nella professione, perché poi di fatto gli ambiti sono così tanti che poi
raramente un logopedista si occupa di tutto, poi alla fine si specializza in un qualche modo su alcuni settori, e il tirocinio è l'opportunità per capire poi anche che cos'è che piacerebbe di più fare poi una volta laureato, no? E quindi per praticarlo fondamentalmente. Grazie, grazie, grazie mille appunto alla dottoressa Gaeta e al dottor Zannino per aver risposto a queste domande, che poi sono quelle che ci arrivano più frequentemente. Grazie a voi. Grazie, a presto e buon lavoro. Direttore didattico del corso di laurea in terapia della neuro e psicomotricità in dell'età evolutiva, la dottoressa De Luca Angela, al presidente del corso di laurea in tecniche della riabilitazione psichiatrica, il professor Di Lorenzo Giorgio, che sarà qui con noi, e al direttore didattico del corso di laurea in educatore professionale, la dottoressa Roberta Parnisari. Buongiorno, grazie per il vostro tempo e la vostra disponibilità, prima di tutto. Buongiorno a tutti. Vorremmo fare una domanda appunto alla dottoressa De Luca. Per il corso appunto di terapia della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, quali patologie sono trattate e quali strumenti vengono utilizzati? Buongiorno a tutti. Le patologie trattate sono tutte quelle neuropsichiatriche, quindi infantili, e dalle patologie di tipo neurologico, come possono essere le paralisi cerebrali, a patologie invece con disturbi più di tipo comportamentale, come l'autismo, o ancora patologie di disprassie, cioè tutte le patologie che riguardano lo sviluppo atipico del bambino. Le tecniche che noi possiamo utilizzare per migliorare la qualità di vita dei nostri bambini e quindi delle loro famiglie sono diverse, sono approcci riabilitativi diversi che vengono illustrati durante il percorso formativo e fatti provare sui bambini, sui nostri pazienti, ovviamente con una supervisione del tutor, soprattutto al terzo anno. Grazie a De Luca. Adesso facciamo una domanda appunto al professor Di Lorenzo riguardo il corso in tecnica della riabilitazione psichiatrica. Quali sono, professore, gli standard di tirocinio che deve raggiungere uno studente e in quanto tempo avviene questo percorso generalmente? Buongiorno e grazie dell'organizzazione di questa attività. Allora, gli standard che devono essere raggiunti sono ovviamente stabiliti da tutta una serie di linee guida che nel corso degli anni hanno visto sempre di più crescere il numero di tecniche e definire meglio gli obiettivi che la formazione deve raggiungere. Gli obiettivi sono raggiunti abitualmente nel giro di 2-3 anni, abitualmente per ogni tecnica è necessaria un'esperienza da 4 a 5 percorsi. Ogni percorso prevede una individualizzazione oppure una terapia di gruppo, quindi è verosimile che gli standard che adottiamo presso la nostra scuola, dove abbiamo almeno 4 o 5 tecniche a seconda talvolta anche della disponibilità degli studenti, del livello che lo studente riesce a raggiungere, e abbiamo come minimo una serie di 20-30 interventi tra individuali e di gruppo per raggiungere un livello minimo standard garantito. Tutto questo ovviamente viene fatto, in parte già detto, tra il secondo e il terzo anno, e per ogni percorso si fanno un minimo di 6-8 incontri, sino al massimo anche di 24 delle tecniche di riabilitazione cognitiva.
Grazie, grazie mille professore. E adesso passiamo la parola alla dottoressa Roberta Parnisari, direttore didattico del corso di educatore professionale. E vorremmo chiederle, dottoressa, per quanto riguarda appunto il lavoro dell'educatore, principalmente in che cosa consiste e se può farci qualche esempio, per favore. Sì. Ringrazio per questa domanda, anche se sicuramente è un po' difficile perché gli ambiti dell'educatore professionale sono molti. Il suo approccio pure è molto vario e si adatta molto alla persona educatore e alla persona che si ha davanti. È comunque da considerare che la metodologia, la cosa particolare che ha l'educatore per stabilire appunto la relazione, è proprio quella della vicinanza alle persone. La vicinanza, la curiosità, l'interesse per l'altro, e appunto ascoltando si imparano tante cose, insomma, della persona, del territorio in cui si è inseriti, del proprio servizio, perché appunto l'educatore utilizza la relazione, dicevamo, e quindi la utilizza con la persona, ma la utilizza anche in equipe. Quindi si rapporta con molti professionisti, si rapporta appunto con le varie realtà del territorio e può aiutare le persone più che altro a ritrovare uno slancio vitale, ecco, è questo direi l'obiettivo principale, no? Quindi non qualcosa di già preconfezionato, ovviamente in educazione questo non è possibile, ma in generale in sanità. Ma è un qualcosa appunto che diventa un cammino con la persona, per questo è molto stimolante. E cammina anche l'educatore insieme al resto, insomma, naturalmente. Qualche esempio, viene ad esempio un giovane che ha avuto delle difficoltà, difficoltà familiari o difficoltà con il gruppo dei pari, è entrato in qualche dipendenza, una difficoltà di qualunque tipo, un'interruzione degli studi, e allora magari a quel punto lo si aiuta proprio a ritrovare i suoi desideri, a capire quali possono essere, se ci sono, oppure a costruirli. Magari si costruisce con lui un curriculum vitae, ma non tanto perché sia importante questa cosa, ma perché si ripercorre un po' quello che ha fatto, quello che desidererebbe fare, a chi è indirizzato questo curriculum, quindi dove vorrebbe lavorare, o che tipo di percorso di studi vorrebbe intraprendere, eccetera. Della sua situazione si valutano anche le situazioni economiche, le situazioni familiari, se è il caso e se la persona lo desidera, si parla con la famiglia, si inserisce il ragazzo in un gruppo di pari, sempre costruendolo con lui, ragionando con lui volta per volta, vedendo qual è il suo territorio e quali sono le possibilità. E poi lavora appunto in tanti altri ambiti, con gli anziani, con patologie di vario tipo, per cui però ecco, non si concentra mai sulla patologia, ma sulla vita della persona. Facciamo anche tanti gruppi, ad esempio, di scrittura autobiografica, quindi si parte dall'autobiografia della persona per capire dove è stata, cosa ha fatto e dove vorrebbe orientarsi, andare, insomma. Non so, sì, questo. Grazie, grazie mille e grazie prima di tutto per il vostro tempo, perché ricordiamo che oggi molti professori e molti appunto dottori che si collegano sono al lavoro e stanno svolgendo appunto la loro professione in questo momento, quindi ci hanno dedicato del tempo proprio per degli approfondimenti e grazie anche per queste professioni molto affascinanti e molto insomma importanti per tutti. È arrivata una domanda, non so se volete rispondere appunto voi, perché è più relativa appunto al test di accesso, altrimenti ricordiamo che c'è anche la professoressa appunto Alvaro. E Mattia ci chiede: buongiorno, come funzionerà il test quest'anno? Ci lo chiede su Facebook, sarà sempre in presenza? Grazie. E anche Letizia con la stessa domanda. Allora, possiamo dire che sarà sempre in presenza, se volete aggiungere qualcosa, sta rientrando anche appunto la professoressa per maggiori dettagli sul bando, o se volete dare qualche suggerimento potete ovviamente prendere la parola. Intanto possiamo dire che sarà in presenza,
E ci sarà appunto, è previsto l'8 settembre, il test di accesso alle professioni sanitarie. C'è un bando che è stato pubblicato ed è appunto già online sul sito della Facoltà di Medicina e Chirurgia. E lì trovate tutte le informazioni. Tra l'altro vi verrà anche detto, in base appunto al numero degli iscritti, la suddivisione delle aule, la suddivisione per quanto riguarda quindi gli orari, eccetera. Quindi insomma vi accompagniamo, ci sarà uno staff che vi accompagnerà appunto durante quella giornata. E, potete scegliere un massimo di 3 possibilità. E comunque noi rimandiamo sempre al bando, tanto la professoressa, se non riuscirà a collegarsi ora, dopo ci darà maggiori informazioni, noi comunque rimandiamo sempre al bando. Oggi avete la possibilità unica di vedere appunto le presentazioni di tutti i corsi di laurea con gli approfondimenti, avete visto anche i contatti, avete visto anche insomma le persone che ci sono dietro ogni corso, quindi fate una il più possibile consapevole, oltre alla vostra prima scelta, scegliete con cura anche la seconda e la terza opzione e chiedete di informatevi il più possibile. Insomma, quindi la domanda abbiamo risposto che sarà in presenza. Parliamo di professioni sanitarie e parliamo di medicina. Già altri corsi a numero chiuso saranno invece online. E niente, aspettiamo dunque appunto altre domande. Ringraziamo intanto tantissimo per il tempo la dottoressa De Luca, la dottoressa Parmisari e il professor Giorgio Di Lorenzo. Grazie per essere riusciti a collegarvi e a stare con noi. Grazie anche appunto a queste presentazioni, quindi anche ai laureati e agli studenti che hanno partecipato ai video. E passo subito la parola alla professoressa Alvaro per rispondere sicuramente con maggiori dettagli alla domanda precedente di Mattia sul test in presenza, come funzionerà quest'anno. Grazie professoressa per essere con noi. Grazie a voi. Il test si fa in presenza, però attenzione perché a differenza dei bandi pubblicati dai corsi di laurea in medicina in cui è possibile fare il test nell'università più vicina al luogo di residenza, nel caso delle professioni sanitarie bisogna iscriversi all'università che si intende frequentare, e spero che in questo caso ovviamente sia Tor Vergata, e venire in presenza direttamente a Tor Vergata. Un'indicazione, leggete bene il bando, le modalità di scelta dei corsi di laurea e tutte le scadenze previste, perché anche qui, a differenza del corso del bando e di medicina, le scadenze sono decise non dal Ministero ma dalle singole università, fermo restando che la data della selezione invece per tutte le università pubbliche è fissata per l'8 settembre. Grazie, grazie mille per essere tornata con noi e adesso passiamo la parola al direttore didattico del corso di laurea in podologia, la dottoressa Alice Volpini, e al direttore didattico del corso di laurea in ortottica, la dottoressa Valentina Tedeschi. Buongiorno. 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 Una domanda per la dottoressa Volpini, che ci fanno appunto spesso i ragazzi anche durante i nostri incontri di orientamento. Il podologo, oltre alle strutture private, può lavorare anche nelle strutture pubbliche? È richiesta come figura? Allora, in Italia abbiamo, diciamo, in ogni regione italiana c'è una gestione diversa del podologo. In alcune regioni è consentito al podologo di accedere attraverso bandi di concorso all'interno di strutture pubbliche sanitarie, quindi all'interno degli ospedali. In altre regioni, come ad esempio qui nel Lazio, il podologo principalmente lavora in regime libero professionale. Poi può lavorare sia all'interno di studi privati podologici che in poliambulatori, che se non in alternativa anche all'interno magari case di cura o comunque strutture di riabilitazione. Ma principalmente sono, diciamo, di più i podologi che lavorano in regime libero professionale rispetto alle persone che vengono, ai professionisti che vengono poi assunti all'interno di strutture.
Grazie, grazie mille dottoressa Volpini. Una domanda adesso alla dottoressa Tedeschi sul corso di laurea in ortottica. Quali sono gli sbocchi professionali per quanto riguarda il lavoro privato e pubblico e se l'ortottista può aprire uno studio in maniera autonoma senza quindi l'oculista? Ok, allora gli sbocchi professionali sono ampi perché negli anni l'ortottica ha comunque delle competenze sempre maggiori e più specifiche. Quindi nelle strutture pubbliche andiamo dalla diagnostica di patologie retiniche al lavoro nostro antico, chiamiamolo, che è lo strabismo, che oggi è anche un danno sociale oltre a un danno della funzionalità degli occhi. Quindi è sempre bene avere un oculista che controlla la patologia del fondo dell'occhio, perché io ricordo sempre agli studenti che noi non siamo medici, pertanto non possiamo arrogarci l'esperienza o altro per quanto riguarda patologie particolari, altrimenti poi falliamo nel nostro lavoro. Possiamo aprire uno studio privato tranquillamente, però è importante che la parte oculistica, quindi l'instillazione delle gocce e la parte che riguarda il fondo dell'occhio, venga fatto da un oculista, anche perché i farmaci possono sempre avere delle controindicazioni, quindi non avere un medico accanto è controproducente. E poi negli ultimi anni ha preso piede la riabilitazione dell'ipovisione, che non vuol dire che il paziente torna a vedere, vuol dire che impara a sfruttare il residuo visivo al meglio o con degli ausili o con dei trucchi, chiamiamoli, per cui anche questo settore, che è molto pesante perché sono pazienti con grosse problematiche, psicologicamente molto depresse ovviamente, comunque è un lavoro pesante ma di grandissima soddisfazione. Quindi abbiamo tante strade da seguire. Grazie, grazie per il vostro tempo e ci ha spiegato meglio appunto tramite la presentazione e tramite queste risposte il corso di laurea in podologia e il corso di laurea in ortottica. Grazie, grazie a voi per il tempo e a tutti quanti. Arrivederci. Grazie, a presto, arrivederci. Passiamo la parola per le domande al professor Sandro Grelli e il dottor Marcuccilli Fabio, direttore didattico e presidente, il primo direttore didattico e il secondo del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico. Salve dottor Marcuccilli. Salve, buongiorno Florinda. Buongiorno. Grazie per essere con noi e volevamo chiederle subito una domanda relativa appunto al corso di laurea in tecnica di laboratorio biomedico. Esiste la possibilità di fare anche ricerca con l'acquisizione del titolo di tecnico di laboratorio biomedico? Sì, confermo, in quanto in questi ultimi anni per questo profilo professionale si è assistiti a un'evoluzione tecnologica molto importante e significativa, tant'è vero che soprattutto in quest'ultimo decennio si parla sempre di più di medicina di precisione e medicina predittiva, e dietro diciamo questo ambito c'è anche il contributo che i tecnici di laboratorio biomedico hanno dato all'interno del laboratorio, identificando nuovi target in ambito di diverse patologie come quelle oncomatologiche, genetiche e altro. È anche da dire che i tecnici del laboratorio biomedico fanno anche ricerca e sviluppo dei kit diagnostici. I kit che vengono utilizzati per poter fare diagnosi hanno la caratteristica di poter essere stati messi a punto proprio dai tecnici di laboratorio. Infatti la nostra esperienza ci vede come laboratorio che molti tecnici laureandi abbiano messo a punto dei kit diagnostici proprio nelle loro tesi sperimentali e quindi anche acquisito una competenza in ciò che è la ricerca. Grazie, grazie mille dottor Marcuccilli. Un'altra domanda che vogliamo farle e che appunto ci arriva spesso dai nostri studenti è l'attività di tirocinio viene svolto solo in laboratori di base o anche in altri laboratori come laboratori di alta specialità? Allora, essendo un policlinico universitario, oltre ai laboratori di base sono anche presenti laboratori di alta specialità, tant'è vero che ci sono dei laboratori di riferimento regionale nonché di
eccellenza proprio per la diagnosi di determinati tipi di patologie, e quindi queste aree sono quelle collocate nell'ambito della genomica, la genomica batterica, virologica, onco-ematologica, e ovviamente queste permettono di fare delle diagnosi di eccellenza, ma soprattutto molto mirate e molto precise. Perfetto, chiarissimo. Grazie mille per la sua disponibilità e a rispondere anche alle nostre domande. E adesso vorremmo chiamare il dottor Federico Sanzio, direttore didattico del corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. Buongiorno, dottor Santarelli. Sì, buongiorno, buongiorno a voi, benvenuti a tutti. Grazie, grazie soprattutto ai nostri studenti, rivolgiamo il suo saluto. E volevamo chiederle un'informazione importante per l'esperienza anche universitaria degli studenti. Qual è l'inquadramento di questa professione a livello internazionale? Allora, a livello internazionale è un titolo che è assolutamente spendibile in tutto, diciamo, a livello internazionale. E in particolare negli ultimi anni è nato un'associazione a livello europeo proprio per far riconoscere questo titolo anche negli altri stati. E si stanno unificando anche quelle che sono le competenze e le responsabilità del profilo professionale, e aggiungo per gli studenti che è una professione molto gettonata in alcuni stati, ad esempio viene l'Inghilterra, ma anche in Germania e in Spagna, e molti dei laureati, anche per curiosità, per un'esperienza di breve tempo, insomma, vivono questa esperienza all'estero, quindi possono esercitare la professione all'estero. Appunto, ecco, è un titolo ormai riconosciuto, che con questa laurea possiamo tranquillamente farci riconoscere tramite l'ambasciata e l'ordine professionale dello stato, insomma, in cui andrà a esercitare la professione lo studente. Grazie, grazie mille al dottor Santarelli, direttore didattico del corso in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. Grazie a voi. Grazie, e adesso vorremmo fare un'ultima domanda all'ultimo corso che è stato presentato, che è appunto il corso di laurea in tecniche di neurofisiopatologia, e c'è qui il direttore didattico del corso, il dottor Di Gioia Battista. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie mille per aver trovato il tempo anche a lei di essersi collegato, vediamo insomma che grazie è un buon lavoro. E vorremmo chiederle quali sono gli esami diagnostici che può eseguire il tecnico di neurofisiopatologia? Sì, allora, gli esami neurofisiologici che poi il tecnico di neurofisiopatologia va ovviamente ad eseguire sono quelli che vanno ad indagare il sistema nervoso sia centrale che periferico, che sono poi ovviamente di fondamentale importanza per la diagnosi e cura di tutte le malattie neurologiche. Tra questi ne fanno parte l'elettroencefalografia, i potenziali evocati, l'elettromiografia, l'elettroneurografia per il sistema periferico ovviamente. Ci sono di ausilio, di aiuto alle diagnosi di malattie come disturbi del sonno. In questo caso viene eseguita la polisonnografia, di fondamentale importanza, soprattutto negli ultimi anni, l'ultrasonologia come il Doppler TSA, l'ecografia del nervo, Doppler transcranico, senza dimenticare il monitoraggio in terapia intensiva oppure per la morte cerebrale, quindi appunto per questa diagnosi. Altra cosa sono i monitoraggi intraoperatori, soprattutto in campo neurochirurgico che in terapia intensiva neonatale, che ovviamente in questo campo l'offerta lavorativa è in crescente aumento. Grazie, grazie mille al dottor Battista Di Gioia, che è appunto il direttore didattico del corso di laurea in tecniche di neurofisiopatologia qui all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Grazie e grazie buon a voi. Presentiamo ora la dottoressa Simona Samantha Santelli, direttore didattico del corso di dietistica. Benvenuta dottoressa Santelli, e diamo anche il benvenuto alla dottoressa Laura Giuliani, direttore didattico del corso triennale in igienista dentale. Salve, salve dottoressa, buon pomeriggio.
po' di rumore sottofondo sentiamo, dottoressa Giuliani. Allora, passiamo subito alla dottoressa Santelli e gli facciamo una domanda. Qual è la percentuale di dietisti che trova un impiego a un anno dalla laurea, dottoressa Santelli? Bene, ci sono interessanti dati presentati recentemente, molto recentemente a giugno, dal Malaurea. E per i non addetti ai lavori, al Malaurea è un consorzio interuniversitario che rappresenta 76 atenei italiani e il 90% dei laureati. E ogni anno realizza delle indagini mensuarie utili sia per i corsi di laurea, sia per metterci a conoscenza sulla condizione occupazionale dei laureati. Diciamo che i dati presentati sono dati relativi all'anno 2018. E questi evidenziano una crescita occupazionale relativa alla professione dei dietisti rispetto agli anni precedenti. Infatti, a un anno dalla laurea, il 57% dei laureati trova occupazione. Questo, diciamo che paragonandolo agli anni precedenti, quindi al 2016 e al 2017, troviamo un aumento di 6 punti nei confronti dell'anno 2017 e 8 punti percentuali nei confronti del 2016. Sono dati, diciamo, molto confortanti per la nostra professione, sui quali auspichiamo in una costante e una crescita, insomma, ulteriore. E, per quanto riguarda noi, come corso di laurea, continueremo a lavorare sempre di più, migliorando la nostra offerta formativa, in modo da abilitare dietisti sempre più competenti e in grado di espandere la propria professionalità nei vari ambiti lavorativi. Ecco, speriamo che gli studenti che si laureano a Tor Vergata trovino al 100% del tuo bene. E invece parliamo adesso con la dottoressa Giuliani. Dottoressa Giuliani, c'è un rumore tremendo. Allora, come sono? Mi trovo presso lo studio. Ok, sta andando verso lo studio, bene. Dunque le volevamo chiedere come sono organizzate le lezioni, il tirocinio per il corso triennale di igienista dentale? Le lezioni sono organizzate su base semestrale e vengono svolte a seconda dell'anno di corso, nella mattina o nel pomeriggio. Queste forniscono ovviamente tutte le basi teoriche che sono necessarie allo svolgimento poi della professione, essendo questa una laurea abilitante. Allo stesso tempo, ovviamente, gli studenti devono assolutamente, in maniera obbligatoria, seguire quello che è il tirocinio formativo della durata di 1200 ore che viene svolta nel corso del triennio, che permette di sviluppare tutte le capacità che sono necessarie allo studente per poter svolgere poi la professione e per poter mettere appunto in pratica tutto quello che viene acquisito a livello teorico. Il tutto grazie appunto a dei magnifici tutor che sono professionisti nel nostro settore, che si trovano all'interno del Policlinico Universitario e che si trovano anche all'interno degli altri poli associati appunto al Policlinico di Tor Vergata. Lo studente, una volta laureato presso il nostro Ateneo, è in grado di svolgere la propria professione sia in ambito ospedaliero che in ambito privato. Benissimo, grazie. Quindi ringrazio sia la dottoressa Santelli che la dottoressa Giuliani per essere state con noi e aver risposto alle nostre domande. Grazie tante. Grazie a voi. Diamo subito il benvenuto alla dottoressa Simona Bonarrico del corso triennale in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare. So che c'è anche il dottor Rugolo Giovanni, presidente del corso di laurea, è qui con noi. Benvenuto professor Rugolo, e adesso diamo anche il benvenuto al dottor Marco Palmieri, direttore didattico di tecniche audioprotesiche, e al dottor Guerrino Rossellini, direttore didattico di tecniche ortopediche. Abbiamo qualche problema di connessione con il dottor Palmieri. Bene, ben arrivati, il dottor Rossellini, ben arrivati. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, benvenuti. Grazie. Partiamo subito con la prima domanda alla dottoressa Simona Bonarrico. Quali sono gli sbocchi lavorativi, dottoressa, per un tecnico della perfusione?
come un po' è stato anticipato nel video di presentazione del corso, gli sbocchi professionali per questa figura sono davvero molteplici. Fino a un decennio fa, diciamo, la figura era associata esclusivamente all'ambito cardiochirurgico, quindi anche oggi l'impiego principale del tecnico perfusionista è quello di dedicarsi alla conduzione della circolazione extracorporea, appunto in cardiochirurgia. Però, oltre a questo ruolo importantissimo, la figura del perfusionista è ormai riconosciuta ed inserita in molti contesti. Lo ritroviamo ad esempio in ambito cardiologico, sia nei centri di emodinamica e cateterismo cardiaco, ma lo ritroviamo anche nei centri di elettrostimolazione cardiaca, negli ambulatori di cardiologia, là dove vengono eseguiti esami come ECG, Holter, prove da sforzo, e anche tutti gli esami relativi ai controlli di pacemaker, di defibrillatori impiantabili, sia appunto in regime ambulatoriale, ma anche in remoto grazie alla telemedicina. E la figura, riusciamo ormai a ritrovarla anche nei centri di trapianto d'organo, e in ambito oncologico, laddove vengono eseguite tecniche di perfusione oncologica, di trattamento appunto oncologico, e infine ci ritroviamo nelle aziende ed agenzie di vendita operanti nel settore, quindi come specialist dedicati a device prettamente inerenti all'ambito cardiologico e cardiochirurgico. Grazie dottoressa, adesso chiediamo al dottor Marco Palmieri per tecniche audioprotesiche, qual è la differenza fra l'audioprotesista e l'audiometrista? Tanto, buonasera e grazie per l'opportunità. Allora, tutte e due si occupano del sistema uditivo, però come capita tutte le professioni sanitarie si muovono in ambiti normati ben specifici, così come ben descritto dal DM667 del 94 per quanto riguarda gli audiometristi e il 668 per quanto riguarda gli audioprotesisti. Uh-huh. L'audiometrista è colui che esegue attraverso prove non invasive, tutte quelle prove non invasive psicoacustiche ed elettrofisiologiche, la valutazione e la misurazione del sistema uditivo. Si occupa anche dell'uditivo e del vestibolare e poi si occupa dell'eventuale riabilitazione dell'handicap conseguente a eventuali patologie del sistema uditivo. Quanto riguarda il nostro più specifico dell'audioprotesista, l'audioprotesista è colui che si occupa della fornitura, della scelta, della fornitura, l'adattamento e il controllo degli ausili protesici per sia la prevenzione sia per la correzione di deficit uditivi. Entrambi si muovono in autonomia e piena responsabilità, così come anche grazie all'avvento della legge sull'ordine dei profili sanitari, quindi l'obbligo dei profili sanitari di iscriversi all'albo, quindi noi siamo quindi responsabili e ci muoviamo appunto in autonomia e responsabilità dei nostri atti. Per quanto riguarda l'audioprotesista, noi facciamo la nostra attraverso anche counseling, test, utilizziamo anche noi come gli audiometristi, per esempio lo stesso strumento che l'audiometro, solo che appunto noi lo utilizziamo per test di valutazione del campo dinamico e per le verifiche protesiche, quindi pur utilizzando magari lo stesso strumento lo facciamo con finalità completamente diverse. Ci troviamo spesso, ma non solo con gli audiometristi, a interfacciarci, perché ci sono dei casi in cui l'attività, lo scambio di informazioni tra profili sanitari è indispensabile per la riuscita dell'intervento professionale. Basti su tutti pensare quello degli impianti cocleari o per quanto riguarda per esempio un'applicazione pediatrica. Mi taccio. Grazie tante. Adesso chiediamo al dottor Guerino Rossellini, direttore didattico di tecniche ortopediche, quali sono gli sbocchi occupazionali dei laureati in tecniche ortopediche, appunto. Sì, ringrazio anch'io dell'opportunità. Quella del tecnico ortopedico è una professione molto richiesta sul territorio nazionale. Questa richiesta oggi è stata ulteriormente impreziosita dal
dall'istituzione dell'ordine degli albi nazionali che stanno lavorando alacremente contro l'abusivismo della professione, non permettendo a chi non ha titolo di svolgere appunto un'attività che non gli compete. Si tratta di una laurea abilitante, di conseguenza il tecnico ortopedico appena terminato il percorso di studi può essere subito, può catapultarsi nel mondo del lavoro. La sua attività prevalentemente avviene nell'ambito di strutture private, strutture sanitarie che possono essere appunto pubbliche o private, come dipendente, come libero professionista e in piena autonomia. La sua attività tra l'altro poi si può svolgere anche all'interno di strutture ospedaliere, spesso si tratta di ospedali pediatrici dove il tecnico ortopedico svolge la propria attività nel cercare di aiutare questi bambini a risolvere problemi motori. La stragrande maggioranza dei laureati in tecniche ortopediche entra nel mondo del lavoro mediamente dopo 6 mesi, al massimo un anno. Questo proprio a testimonianza del fatto che si tratta di una professione molto particolare, ma nello stesso tempo molto richiesta. Grazie tante, io ringrazio tutti per aver partecipato e per aver chiarito le nostre domande. Grazie. Prego. A voi, buona serata. Grazie. Professore Andrea Magrini, presidente del corso di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. Professor Magrini, ben arrivato. Buongiorno. Buongiorno professor Magrini, l'ho presentata come presidente del corso di laurea in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. E la domanda abbiamo per lei: in quali ambienti specifici opera il tecnico della prevenzione e dove può trovare lavoro in ambito pubblico o privato? Ah, il tecnico della prevenzione è una figura moderna che si occupa della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che delle persone che vivono negli ambienti di vita. L'attività del tecnico della prevenzione è un'attività molto diffusa perché può trovare lavoro all'interno delle aziende. Ogni singola azienda deve assumere un tecnico della prevenzione, oppure all'interno delle ASL. Le ASL nel Dipartimento di Prevenzione hanno bisogno di numerosi tecnici della prevenzione per diversi compiti, sia per le indagini sulle malattie professionali, ma più in generale per l'attività di carattere preventivo. Quindi le indagini che devono essere fatte all'interno delle aziende, dei luoghi di lavoro, per verificare che siano rispettate tutte le condizioni di sicurezza che ci consentono di condurre serenamente il lavoro nei nostri luoghi di lavoro. Grazie professor Magrini. Invece qualche altra informazione aggiuntiva sul corso a Tor Vergata, quale specifiche ha questo corso? Il corso a Tor Vergata attualmente ha raggiunto ormai diversi anni di vita e prevede sia il percorso dei 3 anni sia il percorso dei 2 anni di magistrale. Quindi Tor Vergata è una delle poche università italiane che consente al tecnico della prevenzione di percorrere in modo compiuto tutti quanti 5 anni fino al compimento della laurea magistrale. Nella laurea triennale il corso prevede lo svolgimento di attività di carattere professionalizzante, prevalentemente di tipo pratico, quindi all'interno delle aziende stesse, a contatto con i professionisti, quindi lo studente avrà modo di confrontarsi con quelle che sono le caratteristiche della figura professionale che dovrà andare a ricoprire una volta laureato. Quindi il massimo della possibilità che viene data a questi studenti è quella di svolgere il corso in modo prevalentemente professionalizzante. Grazie professor Bangrini, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Adesso vorrei, con molto piacere, presento la professoressa Rosaria Alvaro, delegato dell'orientamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché coordinatore dei profili professionali di area sanitaria. Eccoci, ecco, benvenuta professoressa Alvaro. È stata quasi una maratona mentana, dottoressa Lazzari. Alla fine siamo riusciti a presentare tutti i nostri corsi di laurea triennali. La nostra offerta formativa, come avete potuto vedere, è un'offerta formativa molto ampia, veramente si spazia dall'assistenza di base alle specialistiche, a tutti i campi previsti nel nostro sistema sanitario nazionale. Io, in qualità di coordinatore dei profili professionali,
vorrei ringraziare la scuola di dottorato in scienze infermieristiche che in collaborazione con il coordinamento dei profili professionali sono riusciti a realizzare tutte le interviste e a montare tutti questi filmati per dare l'idea di quello che sono realmente questi corsi di laurea. Vorrei fare un ringraziamento particolare alla nostra regista, che è una nostra assegnista di ricerca in scienze infermieristiche, la dottoressa Valentina Zeffiro, e ringraziare gli assegnisti di ricerca, la dottoressa Durante, Angela Durante, il dottor Marco Di Nitto e il nostro Rocco Mazzotta, perché hanno veramente contribuito in maniera attiva e fattiva alla realizzazione di questa giornata. Vorrei anche ringraziare voi dell'orientamento, perché avete avuto con noi una pazienza infinita, perché siamo particolari ma siamo della facoltà di medicina, quindi ringrazio anche tutti i colleghi che, nonostante l'assistenziale, molti l'avete visti in camice o l'avete visti rispondere dalle loro postazioni di lavoro. Quindi sono riusciti comunque ad essere presenti e vi abbiamo un po' fatto dannare per essere tutti puntuali. Quindi grazie a te Cinzia Lazzari, a Florinda Maiuolo, che stamattina anche lei con maestria ci ha diretto. E ulteriori approfondimenti possono essere richiesti alla mail orientamento sul campo chiocciola@gmail.com, orientamento sul campo tutto attaccato, perché coloro che ci volessero contattare o volessero anche per curiosità venire a passare un po' di tempo o conoscere un professionista che è del profilo professionale che intendono intraprendere, possono, prima di sbagliare percorso, chiamarci e quindi essere, come dire, accolti anche per tutte le spiegazioni che in così breve tempo non siamo riusciti a dare. Quindi veramente grazie. Grazie a lei, professoressa Alvaro. Sta passando sotto l'indicazione della mail che ci ha appena dato, orientamento sul campo @gmail.com, e diciamo anche che sono aperte le iscrizioni al famoso test di settembre. Già ci stanno arrivando tante mail, tante telefonate per sapere come mi iscrivo, come si. Invitiamo sempre a leggere con attenzione il bando, vero professoressa Alvaro? Dove ci sono tutte le indicazioni e tutti i passaggi. Sì, e ripeto una cosa molto molto importante, perché adesso partirà l'orientamento con le lauree a ciclo unico di medicina e odontoiatria, medicina in lingua inglese. Non sovrapponete le procedure tra quello che sono le professioni sanitarie e il bando di medicina, perché pur facendo parte della stessa facoltà, diciamo della stessa famiglia, le procedure sono assolutamente diverse, quindi leggete bene il bando e le scadenze. E se avete dubbi, per non fare errore, scrivete una mail e chiamateci in qualche modo, vi supportiamo nel risolvere tutti i vostri problemi. Grazie a tutti, quindi grazie professoressa Alvaro. Grazie a voi, buon pomeriggio.